Salve a tutti, oggi abbiamo presentato i risultati descrittivi della nostra analisi empirica, il cui obiettivo principale era caratterizzare i flussi Erasmus della regione Piemonte. Da questo punto di vista in realtà la regione Piemonte performa molto bene nel panorama italiano e ha una preponderanza fortemente maschile nei flussi, ciò è dovuto principalmente alla presenza del Politecnico che appunto stimola molto lo studio dell'ingegneria che è a maggiore partecipazione maschile. Questo potrebbe essere un primo campo di intervento se si volessero emendare le attuali politiche. E dall'altro punto di vista, invece, analizzando i paesi di provenienza, c'è una forte provenienza da paesi francofoni. Questo è un fenomeno molto distinto qua per la regione Piemonte, in quanto appunto attraggono circa il doppio delle numerosità che vengono attratte nella media italiana, e questo va anche a discapito dell'attrattività nel rispetto dell'Europa orientale. Quindi appunto c'è una minore affluenza di studenti che provengono da paesi come Germania, Romania, Polonia e tutti i paesi appunto che fanno parte dell'Europa orientale. In quest'ottica appunto una politica potrebbe essere quella di ampliare i campi di studio e i paesi partner con cui la regione Piemonte stabilisce i propri accordi. A seguire abbiamo analizzato i questionari che gli studenti compilano di ritorno alla loro esperienza Erasmus, concentrandoci principalmente su due domande. Una che chiedeva agli studenti se avevano svolto attività di volontariato durante la loro esperienza e un'altra se invece pensavano che la loro esperienza Erasmus li avrebbe portati ad essere più partecipanti e più attivi nella vita politica e sociale del paese in cui tornavano. E da questi questionari siamo riusciti ad estrapolare l'identikit, diciamo, dello studente più performante da questo punto di vista, e abbiamo notato che in realtà non ci sono differenze di genere significative, ma ci sono forti differenze in termini di nuovo di paesi di provenienza e di campi di studio. In questi particolarmente gli studenti di educazione, di agraria, delle professioni sanitarie sono quelli più proni ad impegnarsi nel mondo civico e nel volontariato, al contrario quelli di ingegneria sono quelli che lo fanno meno. E lo stesso si potrebbe dire per i paesi di provenienza, in quanto studenti che vengono da Grecia, Turchia e da altri paesi, diciamo, di recente ingresso, di recente contribuzione al progetto Erasmus, sono quelli che in realtà partecipano di più, a differenza di quelli francesi, italiani, che sembrano essere un po' più resti alla partecipazione alla vita civica.